poi su internet, tanto io questo lo metto sul sito proprioface.it. Ha scritto molte cose su questa, sull'Immacolata, soprattutto quando è stata a Lourdes. Io volevo leggervi solo questa preghiera che vedete qui in basso sulla sinistra. Maria, sapienza iniziale che illumina, che penetra, che perlustra, che feconda, eternamente vive. Maria da sempre è la preziosità dell'oro, la lucentezza del cristallo e il gioiello del cielo riprodotto in miniatura nelle stelle. Ci sono altre cose sull'Immacolata e diciamo dobbiamo amare Dio con il cuore di Maria Immacolata, allora è come se un po' di divina potenza si staccasse e venisse a noi. Torniamo parzialmente ricchi e forse non lo sappiamo o non lo crediamo ancora. Questa era la sua esperienza a Lourdes. Di lei c'è questa preghiera che mi piace far conoscere, mi è piaciuta molto, spero piace anche a voi, sul tema del sole. Fammi obbediente come il sole e la luna, fammi roteare d'amore intorno a te, il tuo comando sia sacro per me affinché con te porti sulla terra il fuoco. Perché ho voluto ricordare questa preghiera? Perché Galilei ha fatto il suo dovere, ci ha spiegato tante cose importanti, però noi rischiamo di aver perso un po' il senso del sacro del cosmo, e che probabilmente, diciamo, i primi architetti, Galeazzi o Vignola che siano, ma anche architetti più moderni,